Giorgio, secondo te, progetti per la Gerusalemme celeste che è l'Italia? Allora, questi progetti sicuramente ci sono. Se partiamo da un presupposto culturale, oltreché ideologico, sul quale noi e i nostri amici ci confrontiamo, questo nostro pensiero ci induce a pensare, anche sulla base di fatti concreti che abbiamo ampiamente documentato nelle ultime video interviste di questi ultimi mesi, documentato armi alla mano, ovvero sia libri alla mano, libri e quant'altro perché si trova tutto comunque su internet. C'è un progetto che va preso in considerazione e che questo progetto è chi oggi, mi auguro ancora per poco, detiene le redini del mondo. Questo progetto, che è un progetto di dominio e che possiamo riassumere volendo nelle cosiddette 12 famiglie, sono 12 famiglie, potrebbero essere i 12 apostoli, intanto il numero 12 è sempre lo stesso, che è quello di dominare il mondo con una spartizione precisa di ruoli. Noi sappiamo, ad esempio, dalla spiegazione che è la più acuta e più vera e più veridica della Bibbia, fatta da Mauro Biglino, che a suo tempo, e la Bibbia lo dimostra perché lo scrive, contrariamente a quello che dicono coloro che si sono arrogati di essere interpreti della Bibbia, la Bibbia dice di una spartizione dei ruoli della terra da parte di alcune persone, alcuni individui che si chiamano Elohim. Questi Elohim si sono spartiti la terra fin dall'epoca decantata e raccontata dalla Bibbia. Quindi tutte le balle che ci hanno detto dopo, e qui basta consultare sia i libri che le interviste di Biglino, tutte le balle che hanno raccontato dopo nulla hanno a che fare con la realtà, almeno la realtà descritta dalla Bibbia. E qui dobbiamo chiarire un concetto molto importante. Anche se di recente un ebreo che noi possiamo considerare eretico e che sicuramente lor signori continueranno a considerare eretico, ci ha comunicato che la cosa più importante della lettura biblica, ancorché molto più recente, perché la Kabbalah nasce nel 1200 d.C., è praticamente la lettura e l'interpretazione della Kabbalah. Quindi già siamo in una posizione defilata rispetto alla realtà del linguaggio e del racconto biblico. Ritorniamo comunque al racconto biblico. Se a noi qualcuno ci dice che nella Bibbia c'è la verità è quella che dice Mauro Biglino, non quello che dicono loro. E la verità dice che c'è stata una spartizione della terra e questa spartizione della terra se la sono fatta alcune persone che si chiamano Elohim. Nulla vieta di pensare che queste persone che vogliono dominare di nuovo il mondo, che hanno questa intenzione se non altro, possano essere o degli eredi di questi Elohim, o gli Elohim stessi, o altri Elohim, o altri personaggi che vogliono surrogare il ruolo e la funzione di Elohim. In questo ambito, un ulteriore pensiero di carattere pessimistico ci potrebbe far pensare che se lor signori hanno deciso di fare dell'Italia, che è veramente l'epicentro della bellezza, per tutto quello che c'ha, che è una cosa infinita. Le opere d'arte che ci sono in Italia sono infinite, a incominciare dalle donne, e questo lo dobbiamo anche dire. Allora, a parte tutto questo discorso, se costoro hanno intenzione di riservare l'Italia come giardino terrestre per le loro scorribande, ahi noi, perché questi potrebbero veramente volere la distruzione degli italiani perché ingombrano. Allora, al futuro, e senza nessuna predizione tipo Isaia o Compagnia Cantante che prediceva sempre il male, oppure le apparizioni della Madonna che dicono sempre cose brutte, senza spaventare nessuno,
calcoliamo e prendiamo in considerazione per il calcolo delle probabilità, che oggi rende tutto possibile e non il contrario. Non è che tutto è impossibile, è tutto possibile. E il calcolo della probabilità ce lo dice. Per cui oggi possiamo dire con la massima tranquillità, potremmo essere a rischio, noi italiani. Grazie mille.